sola, sfidando la mia sorte per una volta ancora. Regalami un sorriso che mi rimanga addosso, come se fosse il nome che un giorno mi hanno messo. Regalami un sorriso. Pronto? Vorrei l'ispettore Raffaele Atencio, per favore. Come dice? Parli più forte, non si sente niente. Aspetti un attimo, arrivo subito. Ecco fatto, adesso sento. Mi dica. Ah, non c'è? È sicuro? Ma lo troverò a casa sua. Va bene, grazie, proverò a chiamarlo lì. Sì, d'accordo, grazie. Oh, ciao, amore mio. Allora, come stai? Sembri piuttosto stanco. Ti preparo qualcosa da bere per tirarti su. È meglio che mi lasci in pace. Io non voglio niente da te. Mettitelo in testa una volta per tutte, Brenda. Oh, non ti credo. Stai mentendo. Su, dammi un bacio. Un bacio. Beh, fai un po' come ti pare. Comunque, mio caro, non tutti i mali vengono per nuocere. Pronto? C'è l'ispettore Raffaele Atencio, per favore. Gli dica che desidera parlargli la signora Brenda Itriago. Pronto? Ciao, Raffaele. Chi parla? Lo so che ti piacerebbe di più che ti chiamassi ispettore Atencio, ma è troppo serio, troppo formale, non ti sembra? È molto meglio Raffaele. Adesso sai benissimo chi sono, vero? In cosa posso esserle utile, signore? Oh, in cosa posso esserle utile, signora? Oh, caspita, ma che tono professionale. Potresti essermi utile in moltissime cose, basterebbe che tu lo volessi. Si può sapere perché mi ha chiamato? Ma certo. Ecco, io ho da dirti qualcosa di molto importante. Sì, sì, davvero. Una cosa che riguarda soprattutto tua moglie e che credo ti interessi moltissimo sapere. D'accordo, va bene, me lo dica. No. Per telefono no, mio caro. Vediamoci se ti interessa. Dove vuole che ci incontriamo? Sì. Sì, benissimo, sì, so dove. Sì, va bene, sarò lì fra un attimo. Sono curioso di sapere cosa ha da dirmi. Sì, certamente. A tra poco. Che fai, esci? Sì, devo andare in ufficio, ma non farò tardi. E torni per cena? Sì, sì, senz'altro. Ciao. Ciao. Ma cosa fa, esce? Sì, è andato in ufficio, ma ritorna presto. A me tutte queste telefonate di donne non piacciono per niente. Chi l'ha chiamato? Una certa Brenda. Che dici? Hai capito bene, William. Adesso Azucena è la mia segretaria e questo naturalmente mi permette di vederla e di starle vicino dalla mattina alla sera. Mi sembra una grossa bestialità. Mm? In che senso, scusa? Stai giocando col fuoco e rischi di bruciarti. Mm-hmm. No, le cose non stanno come pensi tu. Non ho intenzione di approfittare di lei. Io Azucena la rispetto davvero e la amo troppo per rischiare di metterla nei pasticci. Sono io il primo a rendermi conto che Azucena è una donna sposata. Di un po', e come te la caverai con Brenda quando verrà a sapere che Azucena lavora con te e ti fa da segretaria? Perché prima o poi lo verrà a sapere. E tu sai com'è fatta. Ti renderà la vita impossibile, te lo dico io. Senti, io di quello che potrà dire Brenda me ne infischio altamente, e lo sai. Forse ci penserai meglio. Non c'è niente da pensare, William. È tutto chiarissimo. Azucena continuerà ad essere la mia segretaria, perché questo è l'unico modo per poterla avere sempre vicino. E di quello che farà Brenda non me ne importa un bel niente. Allora, signora, cosa doveva dirmi di mia moglie? Di Azucena? Già, siamo qui per questo. Esatto, cosa c'è? È
Ecco, vedi, Azucena sa benissimo che sono io a cercarti, che sono io a telefonarti. E io sono rimasta molto sorpresa quando in una delle telefonate mi sono resa conto che lei era tua moglie. Non capisco il perché della sorpresa. Ah, oh, ma guarda, forse lei non te l'ha detto? No, non mi ha detto niente. Si vede che hai una moglie molto intelligente. O, per meglio dire, che non ti ama abbastanza per essere gelosa delle altre donne. Perché io al posto suo non starei tanto tranquilla. Specialmente trattandosi di un uomo pieno di fascino come sei tu. No, mia moglie mi ama. E proprio perché mi ama, ed è come dice lei una donna intelligente, evita di crearmi dei fastidi. Quando una donna è veramente innamorata, ragiona soltanto col cuore e dimentica tutto il resto. Insomma, posso sapere che cosa vuole da me? In primo luogo vorrei che non mi dessi del lei. Dammi del lei, è molto più facile. Il lei fra persone giovani non si usa, è così fuori moda. Come vorresti essere chiamato? Raffa o Raffaelluccio? A me Raffa piace da morire. Preferisco essere chiamato Raffaele, ma sarebbe ancora meglio mi chiamasse Ispettore Atensi. Mi dispiace molto che mia moglie abbia saputo delle telefonate. Perché? Non hai detto che non è gelosa? Non è questo. Non voglio crearle dei problemi, visto che sta aspettando un bambino. Presto avremo un figlio. E adesso che mi ha detto tutto quello che doveva dirmi, beh, me ne vado a casa, perché mia moglie mi aspetta per cena. Buonasera, signore Driago. Che stupido. Non mi conosci ancora, Raffaele Atensio. Ma riuscirò a farti innamorare di me. Prima o poi ci riuscirò. Finirai col cadere fra le mie braccia. Tu dovrai amarmi come voglio io. Amarmi alla follia. Sperando che a partire dalla data indicata siano state espletate tutte le pratiche necessarie per l'improvviso. Ma guarda, vedo che ci sono delle novità. E così l'impiegatuccia è diventata la segretaria del capo. Brenda. Brenda è un corno, sta zitto. Ti sei guardato bene dal dirmelo, eh? Trovi del tutto normale che tu e questa signora usiate l'ufficio per i vostri convegni amorosi. Brenda, per favore, ti prego di uscire subito da qui. Tu lo sai che non desidero essere disturbato mentre lavoro. Ho interrotto il vostro idillio. Non immaginavo affatto di disturbarvi. Sta a sentire, Brenda. Non hai alcun diritto di entrare così nel mio ufficio e la prossima volta fatti annunciare. E perché? Perché tu possa darti un contegno? O perché Azucena possa nascondersi? Senta, signora, io non mi devo nascondere da nessuno, tantomeno da lei. E se mi trovo in questo ufficio, è solo perché qui svolgo il mio lavoro. Sì, è chiaro, adesso mi vieni a dire che sei una donna sposata e anche onesta. Come se fosse escluso che una donna sposata non possa avere una relazione con un uomo che non sia suo marito. Dammi retta, queste sono cose in cui nessuno crede più. È ridicolo. Il mondo è pieno di donne sposate che non hanno la più pallida idea di cosa significhi onestà. Senti, a questo proposito, tu... Io non c'entro. Piuttosto pensi a lei. Ne riparleremo, Rodolfo. E vedrai che la cosa non finisce qui. Ti rendi conto in che situazione mi hai messa? Hai sentito che cosa pensa di me? L'opinione di Brenda non conta niente. È tua moglie. Tu devi rispettarla. Non le manco di rispetto. Ma non mi interessa quello che può pensare. A me serviva una segretaria. Una segretaria efficiente, responsabile. E tra tutti i nostri impiegati eri l'unica che potesse occupare questo posto. Dimentica il resto, per favore. Siamo d'accordo? Sì, chi parla? Ciao, sono Brenda. È ancora lei. Adesso cosa vuole? Con me dovresti essere più gentile, mio caro. Visto che ti sto chiamando per darti una notizia. La tua dolce mogliettina è diventata la segretaria di mio marito. Non capisco perché si sia presa tanto disturbo per una cosa simile. Non ci trovo niente di particolare. Pensavo che ti interessasse, no?
In ogni caso sarebbero soltanto affari miei. Miei e di mia moglie. E poi dal momento che Azucena lavorava già per quell'azienda, non vedo cosa ci sia di strano nel fatto che sia diventata la segretaria di suo marito. Non le pare? Sì, però vedi, io pensavo che ti avrebbe fatto piacere sapere che tua moglie è salita di grado. Per questo ti ho chiamato. Arrivederci, ispettore. Azucena? Azucena, puoi venire qui? Sì, arrivo. Senti, perché non mi hai detto che sei diventata la segretaria di Rodolfo e Triago? Ah, no, Raffaele. Cosa pretendi? Che ti racconti tutto quello che succede in ufficio? Senti, è meglio che ti risparmi gli interrogatori, anche se fanno parte del tuo lavoro. Adesso sei a casa, parli con tua moglie. È proprio per questo che te lo chiedo, perché sei mia moglie, io sono tuo marito e ho il diritto di essere informato. Allora? Allora, non ritenevo necessario dirtelo. Per quale motivo hai deciso di licenziarti? Ma Raffaele, te l'ho già detto. Uffa, ho dei problemi con la moglie del principale, mi rende la vita impossibile. Soprattutto ora che sono la segretaria del signor Triago. Questa sciocchezza te la sei messa in testa tu. Il signor Triago è una persona rispettabilissima e non credo che sua moglie ti dia fastidio. Non ci credo, no. Senti, per mettere fine a questo stupido interrogatorio ti dirò una cosa. E mi auguro che mi crederai. Quella donna è innamorata pazza del marito. Non sopporta che lui abbia una segretaria, me compresa, naturalmente. Non mi va di avere problemi di mogli gelose. E non voglio che mi licenzi. Preferisco essere io ad andarmene. Gabi, aspetta. Dove stai andando? Come mai ti interessa sapere dove vado? Non me l'hai mai chiesto prima d'ora. C'è sempre una prima volta per tutto. Gabi, devo parlarti molto seriamente. Vieni qui, siediti sul divano. Papà, non potresti rimandare un altro giorno? Ho fretta, sono già in ritardo. Se mai tanto di corsa a quest'ora significa forse che hai un appuntamento? Rispondimi. Ho un appuntamento, va bene, con questo? Certo, un appuntamento che ha un nome e un cognome. Giulio Manrique. E tu? Tu come lo sai? Lo so e basta. Gabi, sarà meglio per te che lasci perdere quel tale. È un consiglio. Dai, smettila, papà. Gabi, ti sto parlando molto seriamente. Non voglio che tu veda mai più quell'individuo. Ma perché? Io di Giulio sono innamorata. Continuerò a vederlo quando e come voglio. E non sarai certo tu a impedirmelo. Attenta, Gabi, guarda che io ti spedisco all'estero. Ma credi che io abbia ancora 2 anni? Che sia una bambina che si possa spedire come un pacco? Senti, hai sempre avuto tutto quello che desideravi. Ti ho sempre accontentata in tutto, ma questa volta non cederò di un millimetro. Spiegami perché, dimmi perché ce l'hai con Giulio, papà. Non lo capisco, non capisco perché non accetti che noi due ci fidanziamo. Non gridare! E ascoltami bene, per favore. Ascoltami bene. Io non devo darti nessuna spiegazione, Gabi. Questa volta la mia decisione sarà irremovibile. E tu devi smettere di vedere quell'uomo con le buone o con le cattive. Ti do la mia parola. Vuoi bere, amore? No, grazie. Io credo che tra poco ne avrai bisogno. Perché? Per sopportare la bella notizia che sto per darti. Posso sopportare ogni tipo di notizia senza ricorrere all'alcol, se sopporto te. Sei molto amabile, amore mio, davvero molto gentile. Beh, perlomeno siediti. Senti, se devi dirmi qualcosa, ti prego di sbrigarti, perché ho molta fretta e non ho tempo da perdere in chiacchiere. Ti servo subito. Faccio scoppiare la bomba. Puff! Azucena è la mogliettina dell'ispettore Raffaele Atensio. Dio mio, è giusto che questo figlio che sto aspettando venga al mondo senza sapere chi è il suo vero padre? È giusto questo, signore? Che cosa posso fare? Che posso fare? Aiutami, ti prego. Mio Dio, aiutami. Dimmi tu quello che devo fare. Dimmelo tu. Thank you.
piaciuta la notizia, amore mio? Non è vero che è sorprendente? Adesso forse avrai bisogno di bere. Tieni. Ma guarda, non credevo. Certo che la vita è stranissima, Rodolfo. Dovevano compiere una rapina all'azienda perché tu conoscessi il marito del tuo adorato tormento. Sei una donna perfida, Brenda. Ah, ma questo non è tutto, Rodolfo. Adesso viene il meglio. Ma che fai? Te ne vai? Non vuoi sentire? Non mi interessa affatto, te lo garantisco. Puoi anche ingoiartela, la tua notizia. Non mi interessa. Sì, che ti interessa, Rodolfo. Solo che ti piace fare l'indifferente. Ma stai morendo dalla voglia di sentire lo scoppio dell'altra bomba. È molto più grande della prima, sai. Puff! Lei sta aspettando un figlio. Presto avrà un bebè. Che te ne pare? Sarebbe emozionante se ti chiedessero di diventare il padrino della creatura. Adesso basta. Chiudi quella bocca. Falla finita, hai capito? Vuoi ancora un po' di caffè? No, grazie. Il dottore ha detto che potrebbe nuocere. Te ne verso solo un pochino. Ah, signora Evia, ha saputo l'ultima notizia. Lo sa che in ufficio Azucena è salita di grado, è diventata addirittura la segretaria personale del presidente. Che gliene pare? Ah, sì, ma il presidente è il signor Francesco, il padre, non il figlio. È solo questione di tempo, prima o poi lascerà il posto al figlio, succede sempre. Ah, ti dico sinceramente, amore mio, che mi piaceva di più il lavoro che facevi prima. Ti confesso che ero molto più tranquilla. Perché dice così? Come? Perché dice così? Beh, perché sì. Perché sì? Si direbbe quasi che lei abbia qualcosa contro Rodolfo e Triago. Me lo dica e io lo mando in galera. Ma tu, Raffaele, muoviti, stiamo facendo tardi, lo sai? Ciao, ciao, amore mio. Riguardati. Ciao, Raffaele. Arrivederci, signora Evie. E non lavorare troppo. Ti telefono? Sì, cara, ti ringrazio. Oh, Dio mio. Non mi piace neanche un poco che Azucena sia diventata la segretaria di Rodolfo. È come invitare a cena che non mangia da un mese. Oh, no. Gabi, dove vai? Vado in piscina, papà. Anche questo mi viene proibito? Puoi fare il bagno nella nostra piscina. Per nuotare è altrettanto comoda di quella del club. Di un po', non ti sarai mica messo in testa di controllarmi a vita. Vorresti tenermi prigioniera in questa casa? Non alzare la voce! Che cosa sono tutte queste urla? Che diavolo sta succedendo, santo cielo? Niente, niente. Vuoi sapere che succede, mamma? Succede che da un po' di tempo papà mi controlla come se fossi una delinquente. Non solo, ma ha deciso di tenermi chiusa in casa contro la mia volontà. E questo perché? Penso che anch'io abbia il diritto di sapere che sta succedendo, no? Ti accontento subito. Tua figlia si è innamorata di un buon a nulla assolutamente inaccettabile e non ha nessuna intenzione di lasciarlo. Hai detto bene, papà. Non intendo lasciarlo. Perché Giulio è l'uomo della mia vita. Come lo sei stato tu nella vita di mamma. Gabi, non mi paragonare a quel vagabondo. Smettila, Francesco. Non credo che Gabriella Teresa si sia innamorata di un uomo indegno di lei. Ma che lo sa? Il fatto è che ti stai comportando come tutti i padri che vedono un rivale nel pretendente della figlia. Sei geloso, è tanto chiaro. Gabi! Gabi, dove vai? Lo vedi come fa? Si crede già indipendente. Entra ed esce da questa casa senza dire neanche dove va. Non ha nessun rispetto per noi. Ma adesso mi sembra che tu stia esagerando, Francesco. Come posso dire che questo ragazzo sia giusto o sbagliato per nostra figlia se per il momento neanche lo conosciamo? E poi considera anche questo. Se il ragazzo davvero non è adatto a lei, contrariandola peggioriamo le cose. Lasciamola fare, prima o poi se ne accorgerà da sola. Già, ma quando? Quando? Quando non ci sarà più rimedio? E va bene. Va bene, portiamo avanti questa storia come tu desideri. Però tu, esclusivamente tu, sarai responsabile di quello che accadrà. Tu e nessun altro. Oh, che barba. Ho appuntamento col mio parrucchiere e sto rischiando di perderlo per sentire un sacco di cretinate.